Rodrigo Di Lauro, imprenditore pluripremiato, oggi all'interno di questo video ti parlerò di come poter vendere i tuoi corsi di formazione B2B, quindi direttamente alle aziende, senza dover fare funnel, senza dover fare ads e acquisire clienti praticamente a costo zero. Ne parliamo dopo la sigla. È tra i massimi esperti in Europa sulla vendita B2B e fra i consulenti segreti di CEO e manager di banche multinazionali. Viene chiamato dai suoi clienti lobbista delle corporate per la sua capacità di chiudere negoziati impossibili. Nel 2013 ha importato dagli Stati Uniti i corsi online in Italia, formando oltre 650.000 persone e diventando punto di riferimento per migliaia di giovani imprenditori. Quando si parla di vendita B2B e di imprese di successo, hai a che fare con Rodrigo Di Lauro. Ed eccoci qui, per chi non mi conoscesse, sono Rodrigo Di Lauro, ho in passato avuto diverse aziende, molte delle quali plurimilionari, che hanno superato gli 8 milioni di fatturato, che poi sono state anche ricompensate con delle exit sotto questo punto di vista, e oggi voglio parlarti di come anch'io in passato ho traslato da un modello di vendita di corsi di formazione B2C verso un modello B2B e di come puoi farlo anche oggi. Oggi, diciamo, una delle mie aziende principali nuove, che ancora non viene venduta sotto questo punto di vista, è Corporate Sales, dove aiutiamo specificatamente aziende ad aumentare le loro vendite B2B, in quanto abbiamo un'esperienza più che decennale in questo settore. Oggi voglio fare un piccolo focus per te su quello che riguarda la vendita di corsi di formazione B2B, perché comunque è inutile negarlo, ha avuto un impatto importantissimo su quello che è stato il mio percorso imprenditoriale, quindi voglio condividere con te questa cosa, anche perché oggi non vendo più corsi, quindi ci sta che ci siano delle persone che paghino per avere queste informazioni. Oggi alcune di queste informazioni te le do a gratis. Tra l'altro troverai nel link sotto questo video, nel mio canale YouTube, o se lo vedi su LinkedIn, Facebook, nella descrizione del video, un link dove potrai scaricare il manuale gratuito per acquisire clienti B2B, dove ti spiego alcune delle strategie che utilizziamo. La cosa bella è che, avendo fatto l'exit, vendendo la società, vendeva corsi, avendo clausole di non concorrenza, non posso venderti corsi, quindi dopo non ti devo vendere un corso. Vedi? Questa quanta è studiata questa cosa. Allora, diciamo che io ho individuato ad oggi presenti sul mercato due tipologie di casistica, che sono anche le casistiche all'interno delle quali si trovano i nostri clienti. Noi lavoriamo prevalentemente con le corporate a livello enterprise e poi abbiamo una piccola fascia 0-3 milioni di fatturato adesso, dove ci sono aziende che vendono corsi di formazione, alla quale facciamo vendere corsi di formazione B2B. Ragazzi, inutile negarlo, perché me e nel mio team abbiamo un'enorme expertise in questo settore, perché abbiamo fatturato milioni e milioni negli anni e quindi giustamente ci sta che sappiamo come si vendono i corsi alle aziende. Le due casistiche principali sono o azienda che diciamo ha un trascorso di formazione, di studio di infomarketing, di online marketing, e che quindi ha iniziato a fare una vendita di informazioni modello make money, cioè quindi diciamo con l'obiettivo di vendere un metodo di guadagno, oppure piuttosto diciamo un'azienda un pochino più tradizionale, anche se vende con, a prescindere ragazzi che vendiate corsi online o corsi fisici, questa cosa non fa alcun tipo di differenza. E in questa casistica che è leggermente diversa, avete magari il classico centro di formazione, avete magari la vostra piattaforma di learning, avete i vostri corsi di formazione, ma ancora diciamo non fate lo scaling. Diciamo, queste sono le due tipologie di contesti. Ciò che vi contraddistingue è che o probabilmente lavorate con l'organico, e quindi lavorando con l'organico voi avete magari un flusso di acquisizione clienti che però è organico uguale casuale, cioè nel senso che non sapete quando questo flusso di acquisizione clienti può finire, perché lavorando in organico non partite da dire questo mercato vale 100 milioni e io mi sto prendendo 100k a mese, no, voi state prendendo a caso, cioè quindi oggi vi sta funzionando, domani questa cosa non vi funziona, ed è tragica come cosa, perché lavorando solo con l'organico voi non avete altre fonti di acquisizione, quindi questa cosa vi comporta il fatto che voi non sapete quanto vi costa acquisire un cliente. Dall'altra parte invece probabilmente avete un funnel, avete delle ad, avete la VSL, tutte quante queste cose, e quindi comunque voi avete una strategia di acquisizione clienti che vi fa fare diverse migliaia di euro al mese, ma non avete un'azienda, avete un funnel che vi sta funzionando. Io ho smesso di contare clienti con consulenza diretta con me che hanno un funnel che gli funziona, che gli genera di profitto personale tra i 30 e i 50 mila euro al mese, ma oltre questo non vanno, perché hanno un prodotto con una B-offer, un funnel, una VSL. E questa è una cosa un pochino tragica. Però comunque oggi
Io non vi voglio insegnare come fare online marketing, anche perché diciamo, cioè lo so fare, ci mancherebbe, però non è quello che mi interessa fare con la mia azienda in quanto siamo focus sul B2B. L'opportunità che voglio farvi vedere, vi prego guardate che io in questo momento vi sto indicando la luna, non guardate il dito, capite la metafora, è quella di andare a vendere B2B. Cioè che cosa significa vendere B2B? Significa che voi molto probabilmente state vendendo un prodotto nel B2C, ok, cioè quindi che vi rivolgete a un cliente finale, ma non sapete che il vostro cliente finale può essere o l'azienda, cioè quindi potete vendere il vostro corso anche B2B, o che il vostro cliente finale, che è un privato, in realtà per il lavoro che fa è un B2B. E quindi ci sono delle modalità di acquisizione clienti che si usano per acquisire clienti B2B che possono essere traslate per vendere i vostri prodotti, ok? Quindi facciamo un esempio. Se voi ad esempio vendete, sei un personal trainer, vendi dei corsi, questo sia per i corsi che per i percorsi, e vendi dei percorsi ad esempio per dimagrire, piuttosto per rimetterti in forma, piuttosto che rimuovere la cellulite e tutte quante queste cose qua, tu avrai un funnel, avrai il tuo marketing organico, acquisire clienti, avrai il venditore, gli farà la vendita, gli venderà il percorso, gli venderai direttamente tu. Questa cosa ad esempio può essere traslata in due modi, cioè quindi la prima cosa da fare quando, scusate ragazzi, ho un po' di allergia, ufficio nuovo lismonese è così. Quando voi fate un'attività di acquisizione clienti B2B, la prima cosa da fare in assoluto è quella di andare a rimpacchettare, come dico io, cambiare il vestito al vostro prodotto. Voi oggi avete un prodotto che viene venduto B2C con determinate leve. Quando lo vendete in maniera diversa, quindi cambiate anche leggermente il target o come approcciate lo stesso target, tirato un calcio alla telecamera, meno male, dovete cambiare il tipo di impostazione. Questo che cosa significa? Significa semplicemente che voi, ad esempio, se state facendo un percorso per rimetterti in forma, adesso ragazzi la prima cosa che mi sta venendo in mente, no? Questo percorso per rimetterti in forma, se lo vogliamo vendere alle aziende, possiamo ad esempio creare un percorso per i dipendenti affinché siano in forma, siano più performanti e quindi l'azienda vada ad acquistare questo prodotto come welfare aziendale. Questa è una delle cose che ci capita di fare più spesso, dove io azienda investo soldi perché le aziende ad esempio hanno il problema che devono mantenere i dipendenti assunti, cioè le persone, no? Sono assunte, ma non è che hanno per forza voglia di rimanere lì, magari se ne vogliono andare, tanto guadagnano 1500 euro in quasi tutte le aziende, cioè una persona che fa un dipendente può arrivare a fare 2000 euro al mese, 2500 euro al mese, ma sono già i casi eccezionali. Nella media un stipendio in Italia è di 1500 euro al mese, poi posso guadagnare 1600, poi posso avere la tredicesima, insomma a parità di stipendio io mi vado a cercare, io no, perché figuriamoci, comunque un dipendente si va a cercare l'azienda che gli dà più benefit, tra cui, e quindi le aziende investono soldi perché quando hanno dei bravi dipendenti, cioè quindi persone che producono, se li vogliono mantenere, per mantenersi li fanno attività di welfare aziendale, di team building eccetera. Quindi fare un investimento per dire io ti faccio vedere che ci tengo alla tua salute, oltre allo stipendio che ti do ti pago anche questa cosa, ragazzi è una cosa comunissima, attenzione, io così vendevo i corsi online di yoga alle aziende come welfare aziendale. Detto questo, quindi si può fare un discorso di questo tipo che si può vendere anche a diverse migliaia di euro se fai dei percorsi, come se fai dei videocorsi, è assolutamente uguale questa cosa. Piuttosto magari puoi staccare video, puoi staccare, se tu hai un percorso fatto di video lezioni, non lo so, di come si fanno gli esercizi più l'affiancamento, puoi staccare l'affiancamento così non ti carichi di costi, vendi soltanto il videocorso. Insomma ci sono tante cose che si possono fare, piuttosto dire quindi questo se io voglio vendere direttamente l'azienda. Ma il mercato, un mercato molto grande in Italia è quello delle partite IVA, cioè le partite IVA, i liberi professionisti. Su 4 milioni e mezzo di partite IVA che ci sono in Italia, 1 milione e 7 sono liberi professionisti, ok? Quindi il vantaggio qual è? Il vantaggio è che voi sapete che quasi la metà delle partite IVA presenti in Italia sono liberi professionisti, e se vendete B2C, ragazzi, avrete anche voi dei liberi professionisti come clienti. Ok, questa cosa che ogni tanto partono, questa cosa qui mi urta particolarmente, però diciamo che cosa succede? Avendo dei liberi professionisti, ma se io faccio così esce il coso? No, ok, non si sa quando esce, vabbè, sti cazzi. Quando voi vendete a dei liberi professionisti, al di là del funnel per acquisire clienti con le ad, ci sono varie modalità, varie strategie che possono essere utilizzate specificatamente per acquisirli. Ok, e voi, no, immagino, io questa è una cosa che dico, sotto i 200k a mese di fatturato col B2B,
fare le ad non ha senso, perché se voi ad esempio avete un programma di dimagrimento, ovviamente la cosa che vi dirà, l'obiezione più comune sarà quella di dire ad esempio non ho tempo, non ho cose, così potete semplicemente il vostro programma lo duplicate e lo chiamate programma di dimagrimento per avvocati molto impegnati, ok, ad esempio, e andiamo verticalmente ad acquisire clienti come avvocati, dove magari, visto il tenore medio di vita, possono il tenore medio non di vita, mamma mia che cosa ho detto, tenore medio, diciamo, salariale, livello di guadagni, eccetera, potete anche chiedere una cifra molto più alta. Quindi voi potete prendere il vostro prodotto, lo vestite in maniera assolutamente differente a seconda del tipo di target su cui andate a lavorare, e potete anche mettere dei prezzi differenti perché sono rivolti a target diversi con attenzioni differenti, e fare acquisizione clienti in tal senso. E vi dico questa cosa perché acquisire clienti con modalità B2B è un qualcosa che a livello di corsi di formazione tutti quanti i nostri clienti che lo stanno facendo stanno ottenendo dei risultati pazzeschi, tant'è che io poi dopo l'anno scorso ho vinto anche questo premio su questa cosa qua. Se vedete qua c'è scritto dove sta 40 business 40 Rodrigo Di Lauro, vinto questo premio l'anno scorso, appunto perché poi abbiamo, diciamo, portato in Europa quello che è il modo di fare acquisizione clienti B2B senza fare ad, senza fare neanche mezzo contenuto. Per quanto riguarda la strategia per acquisire clienti, vi rimando al manuale che potete scaricare gratuitamente in descrizione. Invece, se vuoi qualcosa di più personalizzato, dovresti trovare un link dove puoi prenotare una chiamata con un nostro consulente per fare questo tipo di attività. Questo vale ovviamente anche per chi vende metodi di guadagno, quindi se vendi metodi di guadagno, ovviamente ragazzi noi lavoriamo soltanto con cose legit, ve lo sto dicendo perché vi devo far aumentare le vendite, perché il tema è questo, cioè facciamo anche questo discorso, quello che trovate oggi sul mercato di informazioni che vi può servire sono bene o male sempre le stesse informazioni impacchettate in maniera diversa, cioè quindi sempre, diciamo, il discorso alla fine di ottimizzare, non ottimizzare, fare così. Quello che vi serve oggi è avere nuove strategie per aggredire nuovi mercati e fare la differenza. Perché facciamo un esempio: se tu oggi sei un personal trainer e stai acquisendo dei clienti, vorresti iniziare ad acquisire clienti con modalità B2B, no? Ma non lo fai e lo fai fare soltanto ai tuoi competitor, giustamente però poi quelli finiscono. Ok, quindi questo, o altra cosa, potresti acquisire gli stessi clienti a costo zero senza avere il costo delle ad mentre i tuoi clienti pagano. E non è il fatto del chi paga di più il lead se lo porta a casa, perché ci sono delle modalità per fare acquisizione clienti che sono dirette, sono immediate, che vanno a lavorare direttamente su altre tipologie di strategie che oggi nessuno sta applicando nel mercato in lingua italiana, perché sto facendo questo video in italiano, e che tu da oggi potresti applicare. Sono Rodrigo Di Lauro, spero che questo video ti sia stato utile e noi ci vediamo nel prossimo video.